Foto compromettenti, contenuti offensivi, minacce, sono solo alcune delle armi usate dai bulli del nuovo millennio per intimidire e prendersi gioco delle vittime sui social oppure quando si incontrano sulle chat. Sono il terrore dei ragazzi più deboli. Per imporsi, per fare del male, colpiscono facendo leva sugli aspetti estetici, sulla timidezza, sugli orientamenti sessuali delle vittime. Spesso e volentieri le conseguenze di questi attacchi sono devastanti se non irreparabili. Donne e ragazze sono bersagli preferiti, è stato detto durante un incontro sul cyberbullismo organizzato dalla FIDAPA di Isernia. Respingere gli attacchi non è semplice, ma in qualche modo ci si può difendere. Cambiando atteggiamento, diventando diciamo più furbe, diffidando quello che trovano in rete, delle varie purtroppo trappole, dei vari adescamenti. Può succedere di trovarsi praticamente vittime di aggressioni digitali, di stalking, di cyberstalking, di molestie digitali. La prevenzione, come sempre, può aiutare a prevenire o perlomeno a contenere il fenomeno. Da questo punto di vista la scuola può e deve giocare un ruolo da protagonista. Non soltanto con la prevenzione, non soltanto con la repressione, ma sicuramente attraverso l'educazione a tutto tondo, l'educazione alla legalità, far crescere nei ragazzi la consapevolezza di un senso etico, di un senso di giustizia, di responsabilità, di empatia nei confronti dei loro coetanei, per superare ogni differenza e ogni tipo di violenza, sia fisica sia attraverso internet. Nel mondo della scuola qualche passo importante in avanti è stato fatto, ma anche le famiglie devono fare la propria parte. I figli vanno seguiti, incoraggiati e sostenuti. Istituire all'interno di ogni classe un cyber mentor, così come è stato effettuato in Inghilterra in questi ultimi anni, ovvero la figura di un giovane, di uno studente che sia referente della comunicazione online, che quindi possa essere di supporto e di consiglio ai compagni della sua classe e poter essere preso anche come confidente preferenziale per le potenziali vittime di cyberbullismo. Per quanto riguarda i genitori è fondamentale che il controllo parentale si basi su un buon rapporto qualitativamente alto, educativo con i propri figli, improntato e quindi basato su di una comunicazione empatica, di fiducia, di condivisione e di apertura.